Marina, ripetimi, Anna, innanzitutto com'è stato con quella brutta esperienza che ha passato? Sto riprendendo lentamente perché sono molto fiacca, però la faccia mi sembra, come vede, è ritornata quasi del tutto, un po' gonfia dal lato ancora, ma sto riprendendo. Quindi, È tutto bene quando se lo si può raccontare, come si dice. lei è una donna molto forte, anche in questa circostanza lo ha dimostrato, ma è una donna che non si è mai piegata alla vita, alle traversie, diciamo così, che ha dovuto incontrare. No, cerco e faccio di tutto per non piegarmi perché penso che soprattutto sono una grande amante della vita. Io amo la vita, amo stare al mondo, ringrazio sempre Padre Eterno, chi per lui insomma mi tiene ancora in vita e lotto perché questa va e viene. Sono 16 anni che purtroppo sono stata colpita da una malattia, appunto, che è la malattia del secolo, che è il cancro. Ma lottando e soprattutto curandomi e non affidandomi a persone velleitarie e a cialtroni, riesco sempre ancora ad andare avanti e avere anche dei momenti, come vede, anche una vita regolare, una vita di persona che lavora. Sono qui a presentare il mio libro. Si deve tenere duro e non soprattutto. Sapere che oggi, in un momento della vita, che il mondo è così in difficoltà, tutto, l'unica cosa che, soprattutto in Italia, se abbiamo veramente, siamo dei leader, la scienza è andata veramente molto avanti. Per cui questo vuol dire anche questa mia espormi e aver esposto questo momento così di fragilità. Dire che io continuo, io seguito, nonostante la fragilità che mi è arrivata, nonostante il problema grosso che ho avuto, non sottrarsi alle cure, non pensare che perché si sta male, le cure a volte sono molto molto toste, è difficile sostenerle, ma tutto passa se uno si affida a persone di scienza e non a cialtroni. Lei appunto è a Terni per presentare il suo ultimo libro, uno spaccato della sua vita, bello o meno bello? Ricordando la vita da giovani è sempre tutto bellissimo. E poi ricordando il mio libro si chiama Colazione al Gandotè, Moravia, Parise e la mia Roma perduta. Ricordando anche Roma di quegli anni, la Roma tra gli anni 60, metà anni 60 e metà anni 70. Ascoltate bene, non è perché tutti dicono la Roma della dolce vita, no? È la Roma dopo la dolce vita, la Roma degli artisti, quella Roma in cui appunto di Piazza del Popolo, di Via dell'Oca, di Piazza di Spagna, è la Roma degli artisti, quella Roma in cui gravitavano tutti questi grandi artisti, ce l'avevamo a disposizione tutte le sere e non ci rendevamo conto neanche del privilegio. È la storia di una ragazza che è appunto giovane, che si ritrova ospite al Grand Hotel e in una situazione curiosa, perché il retro del libro dice non avevo una lira, ma ero ospitata al Grand Hotel come una regina. E avevo sempre questi due grandi artisti che venivano a colazione da me, ed è un colloquio tra me a colazione tra me e questi due grandi artisti, con degli episodi e degli aneddoti che io credo che siano molto ameni, divertenti e anche significativi. Perché lei è anche una donna di spirito, insomma, è molto ironica. Beh, cerco di farla mia, perché l'ironia anche quella è un'altra cosa che salva il mondo. I momenti, se le cose drammatiche, la vita la pigli dal lato storto, è un po' dura per sé, credo.